Le opere compensative dell'A14 per Fano a carico di Società Autostrade stanno procedendo con un tabellino di marcia serrato. La ditta Pavimental ha terminato il parcheggio scambiatore nei pressi del casello autostradale, che potrà ospitare, una volta aperto, 120 auto e 10 tir. E diversi tratti della nuova Interquartieri sono ultimati ed alcuni anche asfaltati. Ora una nuova opera sta per essere approntata, l'ampliamento del Fosso degli Uscenti, che in passato, per via del suo ridotto lume, aveva prodotto non pochi disagi. Riceverà un'opera di miglioria, ma per far questo e metterlo in comunicazione con la parte di via Papiria, da lunedì 24 a partire dalle ore 21 per 70 ore consecutive, il casello autostradale di Fano in entrata ed il tratto iniziale della Fano-Grosseto in entrambi i sensi di marcia verranno chiusi al tratto. E cittadini e anche gente che viene da fuori sarà costretta purtroppo per un tempo massimo di 70 ore a utilizzare delle deviazioni che saranno segnalate in loco e che saranno tutto sommato renderanno comunque possibile l'uscita dalla 14 e una viabilità ovviamente alternativa a seguito della chiusura della superstrada. Quindi si userà via Soncino, via Bellandra e si utilizzerà via Papiria per come dire, la viabilità interna. Un importante traguardo è stato anche l'aver potuto, grazie ad una lunga opera di mediazione con i cittadini, sottoporre a Società Autostrade alcune modifiche al tracciato iniziale, accogliendo così, se non tutte, per la maggior parte le istanze di chi subiva gli espropri. È un buon risultato, credo che a breve insomma, vedremo come andrà a finire. Ci auguriamo con la collaborazione di tutti che possa avere un iter molto spedito. Buonasera.